Caos nel tennis. Sinner e i grandi campioni abbandonano. Rivoluzione in atto. Ecco perché. Prima di continuare, approfitta per iscriverti al nostro canale, attiva la campanella per essere sempre aggiornato e lascia il tuo like. Notizia bomba nel mondo del tennis. Un numero crescente di ritiri ha scosso il circuito del tennis. Prima Djokovic, poi i ritiri precauzionali di Sinner e Medvedev, e ora anche Alcaraz, acciaccato, salta il torneo di Roma. È il Masters 1000 di Madrid, esteso ora da 9 a 12 giorni, solleva un interrogativo urgente. Stiamo chiedendo troppo ai nostri atleti? Durante il torneo, tra il forfait di Djokovic e gli infortuni di Medvedev e Sinner, emerge una domanda spinosa. Il calendario intensivo sta compromettendo la salute dei giocatori? I grandi nomi spariti dalle semifinali hanno lasciato il pubblico a chiedersi: un evento senza le sue stelle può ancora attrarre la grande massa? Tra i quarti di finale, il ritiro di Sinner ha regalato ad Aliassime un passaggio diretto alle semifinali, mentre Medvedev è stato costretto ad abbandonare dopo appena mezz'ora di gioco. Questi sviluppi hanno fatto scatenare fischi fra gli spettatori paganti, evidenziando la frustrazione palpabile. Con l'introduzione del nuovo format dei Masters 1000, estesi fino a 12 giorni, i giocatori ora devono affrontare 20 giorni in più di competizioni all'anno. Le nuove regole, accolte con reazioni miste, mirano a dare più spazio ai giocatori di rango inferiore. Ma a che prezzo per i campioni? Le ultime voci parlano di una potenziale rivoluzione del calendario del tennis. Premier Tour potrebbe essere il nuovo format che ridurrà il numero di tornei, enfatizzando gli eventi più prestigiosi, similmente alla Formula 1. Questa proposta dividerà il circuito in due, creando una elite del tennis e lasciandoci altri a lottare per un posto al sole. Cosa ne pensi di questi cambiamenti? Lascia un commento qui sotto.